Mister, si suol dire buona la prima. Abbiamo visto un Savona che ha fatto la partita che doveva fare, ha inventato poco, è stato molto, molto concreto al momento giusto, solido dietro, la strada da percorrere è ancora veramente lunga, però le basi che si sono viste questa sera sono le migliori per poter essere fiduciosi. No, abbiamo fatto un'ottima partita, specialmente nel primo tempo. Poi è logico che nel secondo tempo siamo entrati che eravamo un po' stanchi, però penso che i ragazzi abbiano fatto molto bene e c'è da lavorare ancora, però abbiamo iniziato bene, era la cosa giusta iniziare bene per tutti, per loro stessi, per noi che abbiamo iniziato da martedì, per la società, quindi sono molto contento. Due termini forse più corretti da usare questa sera sono umiltà e serenità, due fattori che per un Savona, visto il blasone e tutta la pressione che c'è addosso, non è così scontato trovare, no? No, ma io martedì quando mi sono presentato ai ragazzi l'avevo detto solamente di stare tranquilli, pensare a giocare e di calarsi nel campionato in cui fanno la prima categoria. Se te non ti cali mentalmente e non lotti, non combatti, non fai risultato. Quindi oggi i ragazzi sono stati bravi, sono calati, hanno fatto sacrifici e quindi abbiamo vinto meritatamente, potevamo vincere con margine un po' più ampio, però va bene così. Ti chiedo in chiusura un aspetto tattico. Dopo l'uscita di Caroniti siete passati a 4 dietro con le tre punte davanti, anche se insomma Spaltro ha chiesto a Spaltro di stare alle spalle di Macagno e Vittori. È questo l'orizzonte futuro per il Savona oppure bisogna ancora cercare un pochino di equilibri prima di proporre magari una formazione un po' più spregiudicata? In questo momento bisogna cercare equilibri. Loro oggi hanno fatto molto bene, specialmente, si ripete, nel primo tempo. Poi abbiamo avuto due problemini e ci siamo dovuti adeguare. Però il fatto di giocare dietro a 4 potrebbe essere un'idea importante. L'hanno fatto abbastanza bene, c'è da migliorare, però sono due soluzioni che potremmo fare durante l'anno del campionato.